Benvenuti e bentornati sul canale. Allora, oggi sono insieme a voi per farvi vedere delle bamboline da collezione che secondo me sono veramente bellissime, bellissime. Le ho prese tutte da AliExpress, tranne le ultime due che vi lascerò alla fine, che ve le farò vedere alla fine, che sono state prese da un negozio perché c'era una super promo. Allora, alcune ve le avevo già fatte vedere, penso, però ve le rifaccio vedere tutte perché la mia collezione è cresciuta. Non penso che ne prenderò altre, per ora, almeno per ora, ma sono veramente molto carine. Non vi lascio i link vari perché magari quelle proprio che ho io non ci sono neanche più o comunque non le trovi, eccetera. Ma se voi andate su AliExpress e scrivete bamboline oppure doll, mini doll, cute doll, kawaii doll, eccetera, vi escono fuori, ce ne sono tantissime. State solo attenti, se il prezzo è molto basso, molte volte c'è solo il vestito e non la bambola. Quindi, che ne so, se vedete 1,50 euro per dire, è probabile che ci sia solo il vestito, però di solito lo mettono sotto, c'è scritto doll oppure clothes, sarebbe vestito appunto. Queste più o meno costano tutte, almeno quando io le ho prese prima che AliExpress aumentasse un po' i prezzi, quindi sotto i 5 euro, quasi tutte, più o meno dai 3,90 euro, 4,50 euro, una roba del genere. E adesso ve le faccio vedere. Allora, vado più o meno per ordine, perché allora, questa è la primissima che ho preso, mi è arrivata addirittura in una confezione, è molto carina. Allora, lei ha i capelli lunghissimi, argentati, grigi. Eccola qua, e ha questo vestito, li perde un po' i capelli, ma le ho pettinate. Questo pettine è fantastico per i capelli delle bambole, le parrucche. Comunque lei, così, vedete, ha questo bellissimo vestitino bianco panna, possiamo dire avorio panna, molto ben fatto, devo dire, cucito anche bene con la velina, eccetera. E poi ha il corpetto, con i glitter e con il tulle. I capelli, come vi ho detto, sono lunghissimi e sono sopra hanno una mezza coda, vedete così, e hanno tutte le bamboline, non so perché, hanno tutte tipo i codini qua. Io poi di solito glieli lego con un laccetto così rimangono un po' meglio perché altrimenti si rovinano. Comunque lei è la prima, non hanno il nome queste bamboline, quindi a me piacerebbe anche dargli dei nomi. Ad alcune magari gliele gliel'ho anche dati, però poi me le dimentico. Comunque, se volete suggerirmi qualche nome per le bamboline, fatelo pure nei commenti, dovrebbero essere attivi. Lei è la prima, molto carina, non è tra le mie preferite, però molto carina, essendo stata la prima che ha iniziato questa collezione. Vi facevo vedere un po' come erano fatte. Allora, si muovono abbastanza tutte, nel senso che aprono le braccia, muovono le mani, piegano i gomiti, le gambe idem, sono molto, insomma, tutte snodabili, snodate e nulla, molto carine. Questa è la prima. C'è da dire che più o meno tutte hanno la stessa espressione, non proprio tutte, ma la maggior parte, ce ne sono di due o tre tipi e niente, sono simpatiche, carine. Lei ha gli occhi neri, proprio scuri scuri e carina. E la mettiamo là. Poi la seconda che ho preso è questa. Questa bisogna fare attenzione perché poverina ha un difetto. Lei, per esempio, non lo so, a vederla l'avevo chiamata Megan. Mi piaceva il nome Megan. Comunque ha un difetto, ovvero che la testa si stacca come niente, quindi non bisogna toccargli la testa. Mi piaceva un sacco per i codini, mi piace molto con questi bei codini. Adesso gliel'ho pettinati, in realtà lei aveva i codini molto boccolosi. Anche questa è fatta molto bene, è tipo una scolaretta se vogliamo come vestito, o comunque una, non lo so, boh, tirolese, non so come dirla, boh, mi sa di una ragazzina di paese, di festa di paese o di scolaretta, una roba del genere. Molto molto carina, e appunto lei l'avevo chiamata Megan o Megan, boh, comunque non lo so, però secondo me ci sta bene. Anche lei mi sembra che tutte hanno gli occhi marrone scuro nero. Sì, anche lei le ha così, non ci sono con altre colorazioni di occhi. L'unica cosa che cambiano sono i capelli, il colore dei capelli. Poi un'altra che mi faceva e mi fa impazzire lei, bellissima. Lei è veramente carina, mamma mia. Guardate, ho lasciato i capelli nel cellophane così non si rovinano, non prendono troppa polvere. Il cappellino si toglie volendo, quindi si può togliere. E mi ha fatto impazzire quando l'ho vista perché
con sta salopette di jeans e fantastica, bellissima. Sia sul cappellino che sulla maglietta c'è scritto handmade, quindi fatte a mano, e devo dire che sono veramente molto ben fatte. Per il prezzo che hanno, sono fatte bene. Guardate che carina. Anche lei ha la faccina imbronciata, un po' come le altre, vedete? Quella messa così. I suoi capelli sono un castano rossiccio ed è molto carina. Non gli tolgo tutto quanto perché a volte poi è difficile rimettere, tipo il cappellino, eccetera. Poi passiamo alle nuove. Queste sono sicura che non le avrete viste. Allora, lei ha una faccina diversa ed è con la faccina felice, vedete, con il dentino anche fuori se vogliamo, ed è rosa e anche i capelli rosa. Non è un rosa tanto vistoso, è un rosa proprio appena appena accennato, ma è bellissima e veramente carina, carina, carina. Allora vi faccio vedere. Ha questo bellissimo vestitino rosa a pois con questa parte davanti. E poi in testa lei ha questa, quasi come se fosse una fascia. Anche questa è fatta molto molto bene. Anche lei è tutta snodabile, quindi si può sedere, per esempio, così, eccetera. E niente, io vado pazza per queste bambole, mi piacciono veramente moltissimo. E nulla, eccola qua, molto molto carina. Anche lei capelli belli lunghi. Sono tra un grigio e un rosa i suoi capelli, un colore un po' strano, però molto molto carina. Poi mi è arrivata lei. Allora, lei è molto carina anche. Lei ha i capelli ramati, è un colore, come vedete, ramato. Allora, la telecamera lo fa molto più ramato di quello che in realtà è. In realtà è quasi un biondo. Un biondo leggermente ramato, invece qua sembrano proprio tipo pelli di carota. Lei ha questo vestitino con il cane, tipo lo Shiba Inu, questo cagnolino qua, e poi ha tutte le zampette nel vestito. Molto molto carina anche lei, veramente molto molto carina. Aspettate, eccola. Lei ha i capelli lunghi ma più voluminosi, vedete? Cioè sembra quasi che li abbia, non so, arricciati di tanto. E niente, anche questa è fatta molto bene, molto molto carina e simpatica. Poi passiamo alle ultime due. Le ultime due sono un po' particolari. Ah, anche lei, come vedete, ha la faccina così, come l'altra. Le ultime due sono particolari. Allora, lei l'ho chiamata Alice, ovvero Alice, perché praticamente mi ricorda un pochino Alice in Wonderland. Non lo so, mi sa di Alice. Quindi per me lei è Alice. Lei è molto delicata perché ha un po' di accessori, vedete, ha gli occhiali e queste due pinzette con i fiori. E poi ha questo bellissimo vestitino largo, verde a righine. Anche questo è fatto molto molto bene e i capelli sono biondissimi. Anche lei ha la faccia seria, quindi la faccia messa così. C'è anche un altro tipo di faccia che è tipo con le guanciotte rosse e le lentiggini, che però io non ho nessuna bambolina di quel tipo per ora. È molto carina anche lei, molto molto carina. Il vestito è tipo di un cotone, però le righe sono leggermente sopraelevate, quindi si sente al tatto. E niente, molto molto carina, veramente. Allora, visto che magari può essere utile, ve l'ho spogliata, così vi faccio vedere anche com'è, diciamo, fatta. Lei è fatta così, vedete, si piegano le gambe, le ginocchia, addirittura le caviglie, le mani, le braccia, un po' tutto. Quindi si possono fare molte pose, eccetera. Adesso, ovviamente, la rivesto. Ecco fatto, l'ho rivestita. Poi passo a lei, lei è stupenda secondo me, troppo troppo carina. Allora, questo cappello ha un sacco di difficoltà a essere messo e tolto, però adesso glielo tolgo per farvi vedere che ha le treccine. Cioè, guardate che carina! Cioè, quando l'ho vista mia ha fatto impazzire. E in più lei avrebbe come accessorio il palloncino fatto così. Però è veramente carinissima, cioè questo vestito di velluto è fatto molto molto bene.
E non lo so, lei per me è la bambolina autunnale, proprio classica autunnale, bellissima. E niente, con queste belle treccine, il cappellino e il suo tocco, diciamo, top. Però, come ho detto, non è facilissimo metterlo, purtroppo, perché non è che gli sta molto bene, dovrebbe stare così per stare perfetta. Guardate che bella, l'adoro. Però, vedete che scappa, quindi se non gliela si incastra proprio bene, quasi che non si vede più neanche gli occhi e la faccia, non riesci a fargliela stare, quindi io gliela metto un po' così, anche se non sta benissimo, perché appunto se no è un casino. E lei ha questo accessorio, ovvero il suo palloncino, così. Molto molto carina, veramente. Era un sacco che la volevo, è l'ultima arrivata e sono molto contenta di averla nella mia collezione. E poi passo alle ultime due che non ho prese da AliExpress, ma le ho prese in un negozio. Allora, queste hanno una marca, diciamo, si chiamano Miss Sweetie e hanno anche i nomi loro. E in pratica sono delle bamboline molto carine, con dei costumi di animaletto. Sono molto simili alle altre, ma non proprio uguali. Visto che c'era il prendi due, paghi una, ne ho prese due e ho scelto la giraffina barra coniglietta, no, la coniglietta, scusate, e il gattino. E ora ve le faccio vedere. Guardatele qua, che carine. Allora, hanno la confezione così, questa è la gattina e questo è il coniglietto. Adesso le apro e le andiamo a vedere. Allora, abbiamo la prima che si chiama Lelly ed è una coniglietta. Allora, lei è vestita di pile invece, quindi è tutta come se fosse un pigiamone. Questo che fa anche da portachiavi volendo, non mi fa impazzire la cosa, quindi io glielo potrei anche togliere. Ed ha questo cappuccetto a coniglio, vedete, ha le orecchie da coniglietta. I capelli sono molto arancioni, cioè un giallo molto acceso, liscissimi, molto molto belli. Ed è dello stesso stile delle altre, vedete come faccina, lei ha la faccina messa così, non è per niente male, molto molto carina, però io preferisco le altre, secondo me sono più carine come sono vestite soprattutto. Questa è un'altra collezione, c'erano diversi animali e io ho preso il coniglio e il gattino, quindi lei si chiama Lelly ed è questa qua. Penso che le trovate anche come pagina Instagram. Non si può togliere questa cosa se non sbaglio, o meglio, si può togliere, ma vedete che è legata, quindi io adesso gliela lascio e dovrebbe avere la frangetta. Carina, per carità, carina. E poi abbiamo lei che si chiama Giusy, non mi piace come nome, scusate se c'è qualcuno tra di voi che si chiama Giusy, ma per una bambola poi non mi sembra proprio un nome carino, che è la gattina. Lei mi piace di più rispetto all'altra, anche lei ha il portachiavi. Ha questo cappellino così col gatto e ha il vestito sempre tipo di spugna, pile, pelosetto. E lei, ta-dan, ha le treccine rosa. Carine, questa cosa qua mi piace. Ha le treccine rosa ed è veramente molto carina perché mi piace molto che appunto abbia questo cappellino a gatto. Se non sbaglio c'era anche la giraffa, la mucca, non so se c'era anche tipo il leoncino, adesso non mi ricordo tutti gli animali, ma ce n'erano un po', però questi due erano quelli più carini. E poi le ho pagate 9,92, quindi più o meno 4,50 euro, più o meno l'una, e quindi più o meno è il prezzo delle altre. Se no ho visto che costano 9,90 euro, 10 euro e qualcosa l'una, quindi c'era una buona promo. Ebbene ragazzi e ragazze, il video finisce qua, spero che vi siano piaciute, a me piacciono un sacco come vi ho già detto, altrimenti uno non le avrei comprate e due non me le avrei fatte vedere così con entusiasmo. E nulla, fatemi sapere in un commento quali sono le vostre preferite, se vi piacciono, se non vi piacciono, se le avete mai comprate, eccetera. E nulla, tra l'altro come ho detto prima si possono anche trovare solo i vestiti, quindi nel caso uno comprasse solo una bambola ma volesse magari cambiargli i vestiti, può anche solo comprargli i vestiti. Non è il mio caso, io prendo la bambola già come fatta e basta perché mi piace così, preferisco. Per un po' non ne comprerò più, anche perché adesso ho visto che sono un pochino più care, cioè se prima con 4,50€, 5€ ne prendevi una, adesso magari a quel prezzo però hai 6€ di spedizione, 5€ di spedizione. E non mi va di andare, diciamo, a spendere sui 10 euro per una bambolina, anche se sono ben fatte e li meritano. Questa è una piccola premessa.
Io vi mando un grosso bacio, come sempre iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, lasciatemi un bel like, commentate qua sotto e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao a tutti, alla prossima!